La settimana sport siamo con Luca Geroldi, allenatore del Davagna. Allora Luca, nel primo tempo ho visto forse meglio il Volta 87. Voi avete avuto due occasioni che potevano essere concluse in rete, quel tiro diciamo dal centrocampo a scendere del vostro numero 9 e poi di nuovo il numero 9 a colpo sicuro. Però a mio parere Volta nel primo tempo ha avuto più occasioni. Nella ripresa siete partiti bene, mi siete piaciuti molto. Poi c'è stato quel gol del Volta 87. Voi avete insistito, c'è stato quel rigore sbagliato, alla fine forse potevate meritare il pareggio che a me sembrava giusto. Sì, concordo con la lettura, al primo tempo loro hanno tanta gamba, freschi, noi ci siamo difesi bassi come avevamo preparato la partita, abbiamo avuto due occasioni importanti, una inventata dal nostro centravanti e la seconda che avremmo dovuto concretizzare meglio. Forse sono state più nitide quelle che non le loro, però loro... squadra messa bene in campo che ci ha fatto soffrire il primo tempo. Nel secondo tempo a mio avviso abbiamo giocato decisamente meglio, abbiamo preso campo, loro si sono abbassati, hanno segnato su una nostra disattenzione nel momento in cui stavamo esprimendo forse il gioco migliore e faccio i complimenti comunque ai ragazzi perché non hanno abbassato la testa, abbiamo cercato subito di recuperarla. Di nuovo sbagliamo un rigore che di nuovo ci costa dei punti da seconda settimana di fila e sono amareggiato ma d'altra parte contento per la reazione dei ragazzi che avrebbero meritato sicuramente di fare dei punti e credo che se fosse entrato a rigore non sarebbe neanche finita in pareggio, in sbilancio. Hai detto secondo rigore sbagliato, sempre dallo stesso giocatore, capisco la responsabilità di tirarlo, tra l'altro a mio parere era tirato anche molto bene perché è uscito proprio a fil di palo, il portiere mi sembra fosse dall'altra parte o praticamente non ci sarebbe arrivato. Adesso ti chiedo, tirerà sempre lui i prossimi rigori la prossima volta? Questo non te lo so dire, i rigori li sbaglia chi li tira, chi non li tira non li sbaglia mai. Secondo me era giusto dar fiducia a Luca che ha sempre calciato i rigori. Dopo l'errore è andata male, su chi tirerà poi ragioneremo insieme, i ragazzi. Ok, grazie, in bocca al lupo per le prossime partite. Lupo. Ciao.